Al Malservisi Matteini davanti alle telecamere di Sport Italia, prima vittoria del Follonica Cavorano dell'anno solare 2021. Ne fa le spese il Tiferno, Umbri inizialmente in campo col 4-3-1-2, 3-5-2 invece per i Maremmani che al sesto minuto sono già in gol con Corioni. La mezzala sinistra del Follonica Cavorano sarà protagonista di una gara maiuscola. Al 15° minuto il bis, schema da calcio d'angolo interpretato dallo Sicco, Dierna salito dalla difesa usa la testa e realizza il gol del 2-0 del Follonica Cavorrano. La squadra maremmana gioca a memoria, va vicina al terzo gol con una conclusione a rete di Lombardi prima, precisamente al 21° e con una di Lo Sicco poi, esattamente al 24°. Si arriva così al 43° minuto quando Gorini costringe su punizione Trombini all'intervento in calcio d'angolo. Sulla battuta conseguente Dominici sfrutta l'unica disattenzione difensiva del primo tempo dei padroni di casa ed accorcia le distanze per il Tiferno. Si va dunque al riposo con il Follonica Cavorrano avanti per 2-1. Si torna in campo per la ripresa. Al 60° il Tiferno richiama Traini e getta nella mischia Alagia, un ex del Cavorrano che alla sua squadra di un tempo segna spesso e volentieri. Gli Umbri si ridisegnano con una sorta di 4-4-2 con Bartoccini ed Alagia, terminali offensivi, ma i toscani al 62° allungano di nuovo con Corioni che da posizione defilata trova il rasoterra giusto sul palo lungo della porta difesa da Vaccarecci. Follonica Cavorrano 3, Tiferno 1. Due minuti dopo, calcio di punizione dal limite di Lo Sicco e traversa clamorosa. La regola del gol sbagliato, gol subito e quella aggiuntiva del gol dell'ex si materializzano congiuntamente al 68° quando Alagia sfrutta un cross dalla sinistra per battere Trombini e riaprire il match. Follonica Cavorrano 3, Tiferno 2. Al 79° in una sorta di pressing finale anche il Tiferno colpisce una traversa, poi Alagia viene colto in posizione di fuorigioco e non può ribadire in rete. Girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra con Mercuri e Valori che per il Tiferno rimpiazzano Orlandi e Dominici, mentre il Follonica Cavorrano sostituisce prima Lombardi con Mencagli, poi Farini e Papini con Luzzetti e Zini ed infine Tomassini ed Apolloni con Rosini e Berardi. Si arriva dunque all'87°, punizione battuta dallo Sicco, effetto saponetta per Vaccarecci e palla in rete, finisce 4-2 per il Follonica Cavorrano.